consigliere Venturini? No, ma si sente? Sì. Buonasera a tutti, benvenuti, o meglio ben ritrovati, perché oggi all'interno del premio internazionale Limen Arte, che è giunta alla 7ª edizione, oggi vi è l'inaugurazione di una sezione speciale, quindi di una tappa importante che è all'interno del premio internazionale, che è appunto Limen Design e Architettura. È una tappa che credo possa considerarsi come un obiettivo raggiunto dalla Camera di Commercio, che insieme al CNA di Vibo Valentia hanno voluto far incontrare l'arte, la manifestazione artistica per eccellenza, che non è tanto pittura, ma finiamo con i problemi del microfono, andiamo avanti. Vi dicevo appunto, penso che oggi possa essere vissuto come un obiettivo che la Camera di Commercio, il CNA di Vibo Valentia hanno raggiunto, permettono a noi e attraverso quelli che di parleremo tutti con questo. Oggi che cosa c'è? Vi dicevo appunto, c'è l'incontro tra l'arte, la manifestazione artistica per eccellenza, con il mondo produttivo. Questo che cosa significa? Significa che la Camera di Commercio, attraverso il premio internazionale che è giunto alla sua 7ª edizione, già da 2 anni collabora col CNA di Vibo Valentia per dire che da una passione, da una manifestazione artistica, dall'architettura, dal design, dall'artigianato nascono occasioni di lavoro e si sposano con il mondo produttivo, che oggi è quindi qui rappresentato dal CNA, che è appunto la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, che rappresenta il sistema produttivo tipico calabrese e quindi nazionale. Io penso che la Camera di Commercio e il CNA si sono posti un obiettivo che sicuramente raggiunto, ma è anche un obiettivo arduo. Perché dico questo? Dico questo perché oggi fare capire, soprattutto ai giovani verso i quali questo premio riserva una grande attenzione, fare capire ai giovani che da una passione, da una manifestazione d'arte in tutte le sue forme possano nascere delle occasioni di lavoro non è semplice. Non è veramente semplice anche per una questione forse nostra culturale. Si pensa che l'arte, si pensa che un pittore, uno scultore, un design, un artigiano non sempre riescono a fare di questa passione un'occasione di lavoro. E perché mi soffermo su questo? Vi voglio dare soltanto un dato. Lo scorso mese all'Unical, quindi parlo di una delle realtà formative più importanti della nostra regione, mi è stato detto: sai, continuiamo a ricevere iscrizioni alle facoltà di giurisprudenza e medicina, che, fermo restando l'importanza di queste facoltà, oggi sono delle facoltà che sfornano disoccupati, per quanti ce ne sono. Invece, in facoltà che sono l'espressione del futuro e che partono da una manifestazione artistica, ci sono decisamente poco iscritti. Vi faccio soltanto l'esempio: scienze della materia informatica e della nanotecnologia, ci sono 18 iscritti. Non è colpa dei giovani, è colpa di chi non dà loro delle informazioni in merito a che cosa si può fare del proprio futuro, in merito a quelle che sono le professioni da sposare e da percorrere nel futuro. Oggi
la Camera di Commercio di Vibo Valentia, CNA di Vibo Valentia, sta offrendo anche questo, offre una possibilità di formazione, si rivolge ai giovani dicendo loro ci sono tante occasioni di lavoro partendo dai propri hobby, dalle proprie passioni, credendoci che questo si può avverare. E com'è che si avvera? Loro ve lo stanno, ce lo stanno presentando attraverso una serie di personaggi che vedremo sia oggi e nei giorni prossimi portare il loro esempio, attraverso una serie di realtà produttive, espressioni dell'architettura, del design, dell'artigianato che ci sono, ci hanno creduto e continuano a far parte di un mondo produttivo che è costituito da piccole e medie imprese, che è appunto lo zoccolo duro dell'economia sia regionale che nazionale. Io ovviamente mi fermo qui perché voglio adesso passare la parola al padrone di casa, al presidente della Camera di Commercio di Vibo Valentia, partendo proprio da questo, dagli obiettivi raggiunti e sicuramente da quelli che già si è posto Michele Lico in questa settima edizione di Vimenarte, di cui uno su tutti, basta già pensare che siamo qui in questa sede riqualificata e questo è già solo uno, ma tanti altri, come riuscire a far rientrare il museo, questo museo del Valenziano all'interno del circolo museale regionale e nel contempo riuscire a trarre intorno a questo premio l'interesse e la curiosità dei giovani talentuosi sia regionali che nazionali. Buonasera, buonasera a tutti voi per essere qui, quindi un ringraziamento a questa serata inaugurale di Limen Architettura e Design. Abbiamo da poco inaugurato, molti di voi hanno già partecipato, il premio internazionale Limen Arte, giunto, come diceva la giornalista, alla settima edizione. Ed eccoci di nuovo insieme, tutti insieme per un nuovo interessante appuntamento con la creatività, con la bellezza, con il saper fare con stile e qualità. Limen Arte infatti anche quest'anno moltiplica le sue proposte, creando e cercando sempre quelle strette correlazioni, quei collegamenti tra il mondo della formazione, il mondo dell'impresa e quindi il mercato del lavoro, promuovendo creatività e artigianalità, in questo caso artigianalità d'eccellenza, come valore estetico, ma anche e soprattutto come interessante opportunità professionale e occupazionale. Oggi nell'ambito di questa mostra, della mostra d'arte contemporanea della Camera di Commercio, allestita al primo piano di questo complesso domenicano del 1500 che abbiamo appunto, come si diceva poc'anzi, abbiamo riqualificato, in questa sala invece inauguriamo l'Imen Design Architettura, che non sarà e non vuole essere una semplice esposizione di oggetti di alta, seppur preziosi possiamo dire perché di alta artigianalità e di design, ma per noi nella nostra visione, la nostra progettualità integrata è quello di vedere invece un laboratorio dove ci sia una serie di incontri, di confronti, dove c'è il dialogo, dove c'è il coinvolgimento e la presenza di professionisti, di settori e autorevoli personalità di fama nazionale ed internazionale. E a questo proposito ringrazio sin da subito qui al tavolo dei relatori per la loro presenza. Abbiamo intanto Daniela Cavagna che è presidente della CNA di Milano e ringraziamo per essere qui, l'architetto designer Francesco Rodighiero del Politecnico di Milano, giovane ma già già ottenuto grandi successi e grandi riconoscimenti. Poi ancora qui al tavolo abbiamo Pasquale Cosenza che è il presidente onorario della CNA Calabria
e il presidente, anzi un riconoscimento particolare va poi al presidente della CNA di Vibo Valentia, Giovanni Cuglieri, che ha fortemente voluto questa iniziativa all'interno del premio Imen Arte, che ringrazio per l'impegno profuso, per la capacità progettuale nella realizzazione di questo evento, e lascerò poi ovviamente a lui come dire, la presentazione di tutti i particolari di questa sezione tematica. Quindi la CNA, dicevamo, i rappresentanti della CNA, la CNA che è la Confederazione Nazionale dell'Artigianato, che rappresenta un settore fondamentale per l'economia del nostro paese, che ha sempre saputo coniugare impresa e creatività, economia e sviluppo, testimoniando poi l'evoluzione dei gusti, tendenze, tecniche produttive. E poi anche in termini numerici, se vogliamo ricordare che l'artigianato rappresenta un terzo delle imprese iscritte al registro imprese, rappresenta il 20% dell'occupazione, quindi numeri importanti, l'ossatura portante del sistema Impresa Italia è dato sostanzialmente dagli artigiani e dalle piccole e medie imprese. E allora l'Imen Architettura e Design proporrà nel corso della sua durata, parte appunto oggi, si concluderà il 14 febbraio, una serie di appuntamenti. Questa serie di appuntamenti saranno legati a diversi settori, quindi a quello del mobile e dell'arredo, della sartoria, oreficeria, ceramica, liuteria, artigianato e design. E poi abbiamo due sezioni quindi importanti, questi incontri e confronti ci saranno, e quindi già da stasera iniziamo, e riguarda l'architettura sostenibile e l'architettura integrata. Ecco, questi sono due temi estremamente importanti e significativi. Allora, il Premio Internazionale di Menarte su questa nuova sezione, come si diceva poc'anzi, si inserisce in questa mostra d'arte contemporanea, ma non vuole essere una mostra, solo una mostra d'arte contemporanea, seppur a carattere internazionale, ma più complessivamente è un laboratorio, dicevo, dove interagiscono i vari attori, dove si vuole sviluppare quell'abitudine alla cultura, al gusto per la bellezza, ma anche alla sostenibilità ambientale, per disegnare e riqualificare spazi e ambienti, per migliorare la qualità della vita e la partecipazione sociale. Ecco quindi il ruolo importante degli architetti. Stasera già avremo un primo saggio grazie all'architetto Francesco Rodiglieri. Vogliamo poi valorizzare i talenti e la creatività per generare bellezza, cambiamento e innovazione. Voi sapete quanto ormai da diversi anni stiamo puntando sui giovani, quindi sui talenti, sulla creatività. Quindi questo incrocio tra il saper fare artigianale e le più avanzate tecnologie, sulla scia di quella che potremmo coniare come tasse, cioè dove un acronimo sta a significare il talento, che è una parte importantissima, ma aggiungerei anche la tenacia nel fare le cose, e poi amore e sogno, perché credo che poi, oltre al talento e alla tenacia, serva, ognuno di noi deve avere un sogno, un obiettivo, un sogno, e l'amore nel realizzarlo. E credo che l'artigiano, così come l'artista in generale, quando va a realizzare un'opera, soprattutto quando poi si definisce un'opera d'arte, significa che ci ha messo l'amore, ci ha messo il cuore. E questo è il messaggio che noi vogliamo lanciare a tutti voi, ma in modo particolare ai giovani nella loro ricerca di affermazione personale e di successo professionale. Ecco perché con l'Imen Arte stiamo insistendo ormai da diversi anni, abbiamo un collegamento diretto con l'Accademia delle Belle Arti, oltre che ovviamente con il mondo della scuola. Già, giusto per fare iniziare a dare anche altri numeri, hanno visto la mostra, hanno partecipato 2.000 ragazzi, 2.000 studenti, e sono venuti a visitare. Quindi tutti i giorni abbiamo circa 200 ragazzi che arrivano a visitare la mostra, ed è molto bello. E vi stavo dicendo, in questo collegamento con l'Accademia delle Belle Arti, che noi ormai da diversi anni stiamo portando avanti, l'Accademia delle Belle Arti a livello su creatura
nazionale, che Accademia delle Belle Arti, dicevo, che non hanno il compito esclusivo di creare artisti, ma di indirizzare la loro creatività, cioè la creatività di questi giovani nei diversi settori, che poi possono trovare sbocco professionale, occupazionale, e questi settori sono diversi, ecco perché è importante questo discorso del talento e della creatività da portare avanti. E sono quindi, oltre a pittura e scultura, c'è appunto il restauro, la moda, la grafica, la fotografia, la scenografia, il design, e qui già potete, è un anticipo di alcune cose che andrete a vedere, ma poi sarà ulteriormente ampliato questa sezione, e ora anche architettura. Quindi l'architettura, infatti, oggi più che mai è un'architettura di relazioni anziché di oggetti, di spazi relazionali dinamici anziché di scene statiche. Ecco, noi con l'Imen Arte e con l'Imen Design e Architettura, con il contributo dei professionisti, di esperti, dei nostri maestri artigiani, vogliamo proporre, e a proposito dei maestri artigiani, proprio stasera avremo una performance breve del maestro artigiano Mammoliti, quindi a fine serata ci farà una, appunto, una testimonianza delle sue, di quello che riesce a realizzare. E dicevo, tutto questo favorendo nuove scoperte, nuove energie e nuove sinergie per costruire un vivere sostenibile all'insegna della creatività e della bellezza. Grazie. Grazie al Presidente Michele Lico, il Presidente della Camera di Commercio di Vibo Valentia, che mi piace sottolineare ciò che è stato detto nella presentazione, nell'inaugurazione del premio, per sintetizzare soltanto in un'espressione ciò che Michele Lico ci ha appena detto. Il premio internazionale Imen Arte è un moltiplicatore di esperienze e di sperimentazione di varie cose, quindi occasioni di conoscenza artistica, occasione di racconto attraverso gli interlocutori, attraverso gli ospiti nazionali e internazionali che il premio Imen Arte e oggi l'Imen Design offre a tutti noi. Sono occasioni di crescita e occasioni che ci fanno appunto cogliere quanto da una passione, da un sogno, come appunto diceva Michele Lico, si possa costruire concretamente il proprio futuro. E visto che appunto di futuro e di settore produttivo e di ossatura produttiva stiamo parlando e stiamo appunto oggi vivendo attraverso la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, che rappresenta appunto, come diceva Michele Lico, un'importante fetta dell'economia, soprattutto calabrese, perché le nostre imprese sono tutte piccole e medie imprese. Allora io vorrei che il presidente onorario del CNA regionale, Pasquale Cosenza, ci facesse appunto, ci illustrasse realmente quanto l'artigianato, quanto i piccoli imprenditori, i piccoli artigiani oggi rappresentano e riescono veramente a vivere e a crescere in questa regione. Il Presidente è invitato al microfono. Grazie. Intanto io torno a Vibo con piacere, perché questo è il secondo provinciale di appartenenza per me, sono sempre qua. In questi ultimi 5 mesi credo di aver partecipato almeno a 3 importanti convegni che il Presidente Cuglieri ha fatto, all'Imbadia, anche qua, con le scuole, sulle innovazioni, un convegno importantissimo. Mi corre l'obbligo di ringraziare la Camera di Commercio di Vibo, Michele Lico. Finalmente parliamo con qualcuno noi, non potendo parlare con i politici in Calabria, almeno parliamo con questa Camera di Commercio che ci dà una mano, possibilmente per rimuovere questa carrozza che è la Calabria, ormai depositata in un binario morto. Io lo dico con amarezza, sono arrivato a quest'età sempre sperando che una classe politica nuova risolvesse i problemi, e invece siamo sempre al solito posto, fermi in una stazione proprio su un binario morto.
e quindi questi convegni servono, sono importanti, caro Nico, lo hai detto, in Calabria, dove un governo regionale dovrebbe veramente interessarsi a questo mondo artigiano che rappresenta la stragrande maggioranza del mondo del lavoro in Calabria, non avendo grandi industrie, il mondo in Calabria è soltanto l'artigianato, la piccola e media impresa. E però ad ogni tornata elettorale li incontriamo, li invitiamo e tre giorni dopo dovremmo andare a quel programma che fa la signora Cosa, chi l'ha visto, perché scompaiono. E quindi questa sera non ne vedo uno, perché mi piacerebbe colloquiare con qualcuno per dire che noi non vogliamo insegnare niente a nessuno, ma il mondo dell'artigianato in Calabria ha provato a fare migliaia di leggi e leggine, contributi a fondo perduto, cose che ormai non servono più. E quante volte glielo abbiamo detto, glielo abbiamo rimproverato, aprite un tavolo con le categorie, col mondo dell'artigianato, dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, aprite un tavolo, prendete quello che vi possiamo dare, perché i problemi li conosciamo noi, mica loro, no. E invece fanno legge e leggine che non approdano da nessuna parte. Se è vero che siamo ancora fermi, se è vero che i dati di questi giorni sconfortanti ci danno per ultimi ancora una volta, significa che non abbiamo fatto un passo avanti e non rimuoviamo questo carrozzone fermo. E allora cosa dobbiamo fare se la politica non si interessa? Tentare noi con questi convegni di dare una spinta, di rimuovere. Abbiamo davanti un mercato che è il Mediterraneo, non si occupa nessuno. Michele Rico può fare salti mortali, ma poi il governo deve darci una mano per attuare quello che mettiamo in campo. E invece non compare nessuno. Guardate, siamo in una situazione deprimente. Se pensate che passa un anno per completare una giunta, perché bisogna guardare gli equilibri, le poltrone, e non si guarda invece chi mettere a quel posto, che ha la capacità per fare quelle cose che occorre fare in Calabria. No, si perde un anno per vedere se va bene il commissario all'Aspi o non va bene, se lo manda a Roma o se lo manda a Milano. E qua i problemi si sommano e perdiamo contributi dalla comunità europea importanti che dovremmo spendere bene o meglio. E però con noi non parlano questa gente. Io non dico che gli dobbiamo insegnare nulla, ma non abbiamo neanche da imparare nulla da questi personaggi. Casomai forse è l'esatto contrario. E sono angosciato per questo, perché vedete, io sto nella CNA da 47 anni, avevo i pantaloni corti e sempre sento parlare le solite cose. Non c'è tornata elettorale, no? Che nonno, si parla dell'ammodernamento della 106, ieri sera sono morti tre giovani. Il Presidente è proprio così negativo, qualcosa di positivo vogliamo ascoltare. E si continua sempre a fare queste cose. Allora io dico, Giovanni, fai queste gran belle cose insieme al provinciale di Pippo, abbiamo trovato una sponda, cerchiamo di tenercela buona. Abbiamo fatto una cosa stasera importante, ed è importante perché, guardate, io che ho girato in tutti questi anni, perché ho rivestito incarichi purtroppo di presidente provinciale, LCPA e poi presidente regionale per due turni, e la Calabria la conosco palmo per palmo, vi devo dire che abbiamo eccellenze nel mondo orafo, nel mondo della ceramica e lo stesso marmolite, le cose che vedo qua stasera. Ma perché non riusciamo a venirne fuori? Ma perché rimaniamo sempre ultimi? Ma possiamo farcela da soli? Io credo di no. E allora dobbiamo questa sera fare una denuncia forte verso le istituzioni affinché prendano coscienza che bisogna aprire un colloquio e vedere quello che bisogna fare. I nostri giovani vanno via. Caro Michele Rico, ieri sono stato
a Cutro e passavo e vedevo tutti questi palazzi vuoti, chiusi, finestre chiuse, e poi sono andato in un ristorante e ho domandato. Presidente, ma voglio dire, raccontiamo pure qualcosa di positivo di questa nostra terra. I giovani che ci sono delle grandi eccellenze, ne abbiamo tanto. Io sto per finire, voi se volete intervenire. E allora dicevo, ma come mai, ho domandato, tutte queste case sono chiuse? Cioè, questo era un paese un paio di anni fa di 30.000 abitanti, siamo appena 8.000, 12.000 solo residenti a Reggio Emilia. Ma vogliamo continuare a mandare via i nostri calabresi? No, qui questa sera, come l'altra sera all'imbarco, comincia veramente una rivoluzione che deve essere radicale, guardate, se no non ci hanno più. Grazie. Bene, bene, grazie a Pasquale Cosenza che ci ha manifestato tutto il suo realismo, mettiamolo così. E ora invece passiamo la parola a un trascinatore di esperienze, perché a me piace chiamarlo così, a Giovanni Cugliari, un giovane imprenditore nonché presidente del CNA di Vibo Valentia, che definirlo trascinatore, trascinatore di passione, trascinatore di arte, trascinatore di persone e di esperienze, lasciatevelo dire, l'ho vissuto sulla mia pelle, riuscito in fondo a farmi conoscere il suo mondo, trascinandomi addirittura in una montagna per conoscere un artigiano, per dirmi il nostro tessuto produttivo è composto da queste persone che ci mettono la passione, che ci mettono l'anima, che ci rappresentano, e noi come CNA di Vibo Valentia, come CNA regionale e nazionale, li dobbiamo aiutare e sostenere per far sì che loro credano che anche l'artigianato tradizionale può avere un futuro, può avere una possibilità di crescita nel mercato regionale e anche internazionale, perché Giovanni Cugliari è un ragazzo pieno di entusiasmo che è capace veramente di non volare ma di fare salti alti, per cui io sono veramente contenta adesso di passare la parola a Giovanni, che certamente ci darà espressione di una ventata di positivismo che fa parte di noi giovani calabresi che abbiamo scelto di rimanere qua e non di andarcene. Dopo quello che dice Concetto Schiariti, quindi troppo buona con me, ma il mio stile di vita è questo, poi non avete la possibilità di girare dietro, tutti hanno le poltrone o la sedia di Utah, ecco. Ma questo è il mio stile di vita, quindi è il mio modo di essere. Innanzitutto, sì, poi faccio un passaggio. Innanzitutto è una cosa molto importante, prima di iniziare a fare un mio ragionamento, mi corre l'obbligo di ringraziare la CNA di Vibo, in maniera particolare Antonella, Caterina, Enrico, perché questo che hanno fatto il loro frutto, io vengo a raccogliermi quello che loro hanno fatto. Un grande lavoro, anche l'atmosfera creata, e grazie all'architetto Ferraro, all'architetto Violetti, che hanno creato tutto questo allestimento, anche la selezione dei prodotti di questo. Purtroppo stasera non c'è perché ha un problema di salute, ma in questo percorso chi si occupa dello sportello CNA tecnologico, che è Carmine Carità, in questo percorso lui è parte attiva, i dipendenti della Camera e poi la Camera stessa, e non ci diamo i nostri complimenti perché essendo nel Consiglio di Presidenza quindi diventiamo autoreferenziali di noi stessi, quindi è questo, è frutto di questo lavoro. Questa serata non vuole essere una serata così per dare una rappresentazione di quelli che siamo. Io vi dico di ricordare poi sul vivo con questa data il 9 gennaio 2016, perché è un percorso che vuole fare in questo caso la Camera, ma la CNA in generale. Noi abbiamo fatto degli investimenti qua dentro e vi invito di guardare in questo ragionamento che io faccio due che sono un investimento fatto dalla sedia di Utah e quelle valigie. Sono due simboli importanti per quello che rappresenta il nostro mondo.
dopo la grande obbligatoria della delocalizzazione, di cui chi ha vissuto la Camera in quegli anni, anche le Camere facevano i progetti dove ti invitavano a delocalizzare il prodotto, si è capito che tutto questo processo non funziona. Allora perché quella sedia di Iuta? Che cosa significa? Quella è l'espressione reale di un elemento fatto di cultura e abilità artigiana che poi entra nel mondo produttivo e i designer lo riscoprono. E il senso di quella valigia a cosa serve? Oggi il mondo della piccola e media impresa ha bisogno della grande cultura che il design è stato formato dall'esperienza della manualità artigiana a riconsegnare a questa piccola e media impresa quella che è la loro visione per far rinascere questo sistema paese. Perché anche l'iniziativa fatta con Vibo, CNA Vibo, CNA Milano, non è un caso, perché la patria del design, la patria del sistema produttivo è Milano, quindi creiamo a questo punto questa grande sinergia, perché le scoperte anche di giovani designer che possono essere qui abbiano subito una possibilità di proiettarsi in un concetto più internazionale che Milano. Questo è quello che noi dobbiamo trasmettere, questo è quello che noi vogliamo fare, questo. Non vogliamo insegnare niente a nessuno perché ci sono queste cose, però in un territorio come il nostro questa linfa vitale è fondamentale, questa è la giornata che noi vogliamo dare. Io dico una cosa, stasera poi vedrete Mammoliti, ma Mammoliti è un nome come può essere un altro nome di un altro artigiano. Io vi dico di soffermarvi sulla lavorazione delle sue mani, voi non guardate a lui nel viso, guardate tutto il momento nelle sue mani e vedete che grande orchestra che ha nelle mani, come lui, come altri. Questa è l'orchestra di saper lavorare con le mani e la cosa più importante, pensate in qualcosa che tu hai in testa, che lo riesci a realizzare, che grande precisione di concetto che tu lo riesci a fare, come sai dominarti, come tu sai dominare la mano, perché quello che hai pensato lo sai fare, è la perfezione in assoluto. E questo lo esprime la piccola e media impresa, questo lo esprime l'artigianato, però non è solo un concetto di una piccola bottega, oggi ci sono processi industriali, è questo che ora bisogna investire. Bisogna investire in che cosa? Di far crescere queste dimensioni aziendali, e oggi questo ti aiuta che cosa? La grande tecnologia che c'è. Oggi i sistemi di comunicazione moderni, tu sei qua, ma se sei bravo sei nel mondo, cose che prima non era possibile, queste erano queste grandi possibilità, era l'appannaggio della grande industria che aveva il grande capitale. Oggi un artigiano che è in montagna con un grande collegamento, il suo prodotto può arrivare a Teheran, come può arrivare in America, come può arrivare in Camerun, e questa è la grande cosa, ecco la tecnologia, il lavoro fatto l'anno scorso con la macchina tecnologica. E noi in queste sezioni, non vi dico tutte le cose perché l'aveva detto già il presidente Lico, faremo proprio delle giornate studio dove verranno nomi importanti. Inviteremo, e qui, e verrà qui, dove ha già mandato i suoi prodotti, il professore Rossi, che è di origine italiana, dell'Università di Londra. Abbiamo creato un progetto, siccome dell'Università di Londra hanno l'ultima macchina a controllo numerico e a stampante, in realtà per collegare con i designer qui locali un progetto integrato Londra di Varese. Non è un sogno, è una cosa semplicissima, perché l'importante è che tu porti le idee, e non è che dobbiamo creare e fare grandi titoli di giornali, sono cose semplici, l'importante è crederci nelle cose. E verrà qui il professore Rossi, verrà proprio qui a spiegare questo grande lavoro. Ci sarà una parte che non è da me, ma anzi vi invito in quelle giornate, è sul polimaterico, è un qualcosa fatto sui diversamente abili, di vedere come loro vedono le cose, perché se le cose ergonomiche per loro funzionano, viviamo anche meglio noi. E saranno tre giorni dedicati a loro, con i loro occhi, con le loro difficoltà, per capire le loro esigenze, perché bisogna progettare per le loro esigenze, e anche noi bisogna che ci alleniamo in un modo diverso per le loro esigenze. Poi ci saranno le giornate con la scuola dell'architetto Mario Cucinella, verrà qui un giorno
a spiegare uno dei suoi collaboratori il loro progetto di scuola e la scuola sul mondo ecocompatibile. Abbiamo avuto l'onore anche, ci ha dato la disponibilità di far venire a Vibo il 13 di febbraio Mario Cucinella, l'architetto Mario Cucinella, che nel mondo dell'architettura è considerato uno dei nomi più grandi, se non il nome più grande dell'architettura italiana, e viene qui a Vibo. Ma sapete perché viene qui a Vibo? Perché non è che l'abbiamo convinto su qualcosa, gli abbiamo detto soltanto un ragionamento semplicissimo: di credere nel nostro territorio e di dare un 10% del suo impegno a questo territorio. Non abbiamo chiesto né più né meno, lui l'ha fatto, perché lui crede in queste scommesse. Ecco, questo ha bisogno Vibo, ecco, queste sono le realizzazioni che vogliamo fare, creare il senso del bello. Se una cittadina è bella, è armoniosa, se noi viviamo nel bello, avremo la cultura del bello, definire quel concetto fatto negli anni Ottanta. È meglio non fare una cosa che farla brutta, fare una cosa bella. E questo è quello che hanno voluto esprimere questa sera, sia le imprese artigiane, sia le sagne, fare delle cose, fare dei momenti di studio per far vivere il bello. Grazie. Grazie, grazie a Giovanni Guglieri, alla sua energia soprattutto, e al fatto che lui crede veramente in questa manifestazione, in quello che fa, e soprattutto nell'aver lavorato insieme alla Camera di Commercio per offrire a tutti noi momenti, occasioni di crescita culturale in forma più generale, e artistica, e quindi occasione di crescita anche occupazionale, perché da qui nascono gli stimoli formativi e informativi, e di questo penso che possiamo tutti noi appunto considerare questo momento come un obiettivo importante raggiunto dalla città di Vibo Valentia. Io nel presentare il prossimo interlocutore, parlo di Francesco Rodigliero. Questa sera nell'incontrarlo gli ho detto: tu Francesco sei tutto quello che i giovani vorrebbero essere. Lui mi ha guardato un po' stupito ridendo e mi ha detto: ma perché mi dici questo? Ho detto: perché tu sei un ragazzo, un giovane professionista che, inseguendo la tua passione, ne hai fatto un'occasione lavorativa importante e ricca. Praticamente lui col suo hobby è riuscito proprio anche a farsi pagare, cioè lui la sua passione l'ha concretizzata, gli ha fatto un percorso serio, concreto, di lavoro che tutti i giovani vorrebbero fare. Insomma, lui si è laureato in una facoltà che, solo a sentirla nominare disegno industriale, uno direbbe: ma riuscirà mai a lavorare? Questo tornando a quello che vi dicevo prima, i giovani non conoscono oggi le nuove occasioni formative, che sono invece quelle che hanno mercato. Ebbene, lui ha creduto nella sua passione e vi assicuro che nell'andare a cercare di conoscerlo, di studiare intorno a lui, ho scoperto un ragazzo dalle mille risorse, capace di partecipare in forma attiva a eventi organizzativi intorno all'arte, intorno all'architettura, intorno al design. E lui è stato vincitore di premi nazionali e internazionali, di borse di studio, ha avuto occasioni formative all'estero, fa parte chiaramente anche a livello professionale di uno studio associato, nonché è docente presso il Politecnico di Milano, esattamente con il corso di ergonomia olistica e design for all. E non ultimo, invece mi piace proprio soffermarmi, lui è membro di Design for All Italy. Questo che cosa significa? Che lui è riuscito a fare della sua passione, a fare dell'architettura, del design, un'occasione di lavoro, ma anche un'occasione di crescita sociale, perché si rivolge chiaramente anche al mondo della disabilità attraverso il bello, attraverso l'arte, attraverso quella che appunto dicevo essere la sua passione. Ti assumo per presentarmi ovunque, perché è una presentazione.
un'interpretazione del genere non l'ho mai avuta da nessuna parte. Adesso, ringrazio per l'invito, ringrazio Daniela, tutti, perché non è vero, però anche Daniela che ha pensato a me, con la quale abbiamo collaborato al CNA di Milano, e gli abbiamo messo a suo quadro la sede per variati mesi, durante il Salone del Mobile. Vi ringrazio di essere qua perché questo posto è veramente suggestivo, prima abbiamo fatto la visita col Presidente, veramente non me l'aspettavo. Vi domanderete cosa ci faccio qua. Bene, allora ve lo spiego subito, cerchiamo di capirlo anche insieme. Innanzitutto faccio anche una piccola premessa, nel senso che ho visto l'esposizione qua. Questa è la conferma che il design non c'è solo a Milano, ma è nelle corde, nelle arterie di tutta Italia. Quindi sfatiamo un po' questo mito, se qualcuno non avesse ancora di dubbio. Quindi intanto vedo dei bellissimi esempi, con anche delle provocazioni che sono insite, diciamo, nella storia dell'artigianato, perché fin dalle, diciamo, esposizioni universali della metà 800, dove, diciamo, storicamente si colloca il primo oggetto industriale, i primi oggetti industriali in realtà riprendevano le forme e le fattezze degli oggetti artigianali. Quindi questa cosa non smette di essere una tradizione, si continua, perché l'artigianato ha così la capacità, la possibilità di trovare delle soluzioni nuove e fare ricerca, che è poi tipico del design italiano, cioè quello di trovare dei linguaggi intesi come appunto un insieme di segni, forme che danno di fatto significato, in questo senso appunto il linguaggio, e quindi seguono delle grammatiche. Quindi l'artigianato e l'industria si rimbalzano a vicenda l'idea di dare, come dire, nuove opportunità. Rispetto a quello che mi occupo, cosa c'è da tutto questo? Beh, mi occupo appunto di design for all, una cosa che mi è capitata, dicevo prima a lei, anche se dopo questa presentazione quasi vado a autosminuire, in realtà è arrivato per caso, dove mi chiedevano di seguire l'immagine coordinata di un'azienda che faceva i classici maniglioni di sicurezza per i bagni, per i disagi. Siamo partiti dal logotipo e man mano con l'azienda, insieme, ci vuole il tempo, non si fanno le cose 4-4-8, bisogna costruire una rete commerciale, bisogna costruire delle opportunità, abbiamo pensato di costruire i primi prodotti. Questi primi prodotti di fatto hanno creato una piccola rottura all'interno di questo settore caratterizzato prettamente da uno stile terapeutico, ospedaliero, caratterizzato da tutti quei colori che vanno dall'azzurro al verde, insomma dal dentifricio alla farmacia. E tanto è vero che poi questa azienda l'abbiamo, la tua colore aziendale, il Bordeaux, criticato da tutto il reparto commerciale, però noi ci siamo battuti per questa cosa, per differenziarci. Infatti poi ci sono due aziende in Germania, una in Francia e una in Spagna, che hanno usato questo colore, perché non se ne poteva più, insomma, di questa cosa. Però da cosa erano caratterizzati questi prodotti? Erano prodotti che rispettavano la dignità umana, cioè potevano essere utilizzate dalle persone, diciamo, meno abili, ma pensando che di fatto le persone meno abili hanno una famiglia, vivono in una casa, e quindi non ha senso avere in casa un bagno, come dire, ospedaliero. Questa operazione è riuscita bene, l'ha detto meglio lei di me, ha ricevuto qualche riconoscimento. E quindi perché sono qua in questo momento? Perché l'accessibilità di fatto può essere, si può trovare espressione anche nell'artigianato. Anzi, l'artigianato può essere una grande occasione dove si può lavorare sulla personalizzazione, si può lavorare sulla persona e su misura, cioè le occasioni sono infinite. Ci abbiamo provato questo ultimo salone a Milano, appunto la sede del CNA, proponendo alcuni prodotti
non solo disabili, in alcuni casi sono riusciti dei prodotti, insomma, erano dei prodotti ben riusciti, che quindi possono, diciamo, all'interno di una produzione artigianale, quindi piccoli serie, subire le dovute modifiche per rispondere alle esigenze delle persone. In questo senso, se proprio devo lanciare un sogno ai giovani designer, dico che questo può essere un settore molto interessante, pochi se ne occupano. C'è tanta gente che fa sedute, mobili, divani, che si occupa di questa cosa in Italia, lo dicevo prima a Giovanni, siamo a 4-5 studi, insomma. Quindi da quel punto di vista si può trovare ancora spazio, anche perché, insomma, occuparsi della dignità delle persone, quindi del miglioramento della vita, è di fatto la missione più generale del design e del progetto in sé. Quindi, il progetto nasce per questo, per migliorare la qualità della vita, per rispondere alle nostre esigenze. Nel caso specifico del Design for All si propone, come dire, di prendere un aspetto che è tipico degli occhiali da vista. Lo so che non fa piacere, però sappiate che gli occhiali da vista sono delle protesi che vi servono per leggere. Ora, questi occhiali però voi li comprate scegliendo il colore, scegliendo la taglia, la forma, perché valorizzino il vostro viso, il colore dei vostri occhi, dei vostri capelli. Questo è un po' l'approccio. Per essere meno didattico, penso che sia il modo migliore per esprimere. Grazie. Grazie a Francesco Rodiniero, che devo dire essere veramente un ragazzo molto modesto, perché se andate su Google e scrivete il suo nome esce di tutto. Quindi è veramente un ragazzo che, che è qui per offrirsi come esempio concreto, in fondo l'ha anche detto, di fare, per fare della propria passione un'occasione di lavoro, e nello specifico nel suo settore, ce lo sta dicendo, ci sono veramente opportunità che andrebbero appunto cavalcate. Ora io mi ritrovo a presentare una donna in dulcis in fundo, che devo dire è esattamente, mi ha appunto detto adesso Francesco, bellissimo, perché io sto parlando di Daniela Cavagna, la presidente del CNA di Milano, Monza Brianza, che, lo dicevo anche a lei, ha avuto la capacità e il carisma di farsi eleggere all'unanimità, quale appunto presidente del CNA di Milano, in una confederazione che vede iscritti qualcosa come 3.600 aziende e 3.000 pensionati. Quindi voglio dire, riuscire ad avere un carisma e una capacità così forte e radicata per avere un'acclamazione, quella che poi è stato il voto che l'ha voluta appunto presidente, penso che sia frutto certamente della sua professione, che appunto anche lei, una donna che ha fatto della sua passione, dell'arte, nello specifico della pittura, un'occasione di lavoro. Lei ha aperto nel 72 un'azienda che si occupa di decorazione e restauro nel settore dell'edilizia, quindi ci stiamo proprio dentro, stiamo dentro il CNA, dentro il CNA di Milano, che oggi è qui per in fondo creare, presentare e sottolineare a noi quello che tanto vuole Giovanni Cunilari, cioè un ponte tra la Calabria e la Lombardia, tra il CNA di Vibo Valencia e il CNA di Milano, che quest'anno, in occasione dell'Expo, il CNA di Milano è stato delegato dal CNA nazionale per organizzare gli incontri delle piccole e medie imprese locali, ma comunque tutte italiane. Quindi voglio dire, oggi l'Imen Design, l'Imen Architettura, insieme al CNA di Vibo Valencia, insieme alla Camera di Commercio di Vibo Valencia, grazie a Daniela Cavagna, ci offre a noi un esempio di come si possono creare quegli incontri fortunati, quelle occasioni di crescita che ci vengono appunto rappresentate da una realtà produttiva che è sicuramente più viva della nostra per una serie di motivi economici e concreti. E Daniela Cavagna, appunto, come
dicevo, presidente del CNA di Milano, la quale si è anche occupata all'interno del suo movimento, nella sua confederazione, di un capitolo molto importante, cioè molto caro anche a Giovanni Villari, di quanto il web, di quanto i social network, di quanto l'e-commerce possano essere un'occasione, uno strumento di internazionalizzazione a basso costo, che per le piccole e medie imprese rappresentate appunto dal CNA significa linfa vitale. Io mi fermo qua, non voglio ovviamente più togliere la parola a Daniela Cavagna, che anche come donna penso che per noi può essere veramente un fatto. Grazie per questa magnifica presentazione. Detta così, eletta all'unanimità, sembra un'elezione bulgara, no? Non lo è stato. Però diciamo che io mi definisco un po' un presidente anche dell'ascolto, in quanto credo che sia molto importante riuscire ad intercettare non solo i settori economicamente importanti, quali possono essere quelli nel caso di CNA, quella della meccanica, dell'impiantistica, eccetera, ma andare a intercettare anche queste realtà che apparentemente sembrano minori, ma in realtà sono costituite da piccole realtà che numericamente sul territorio sono importanti. Tutta la parte, forse essendo io una che viene dal mondo, dell'arte e dell'arte applicata soprattutto, perché c'è anche una bella differenza in questo, nel senso che l'artigiano è quella persona che ha approfondita conoscenza dei materiali, però è anche una persona molto con i piedi per terra e che sa riconoscere le esigenze del territorio. Nel contempo dà concretezza a dei prodotti. Partendo un po' da questo ragionamento e da questa mia sensibilizzazione, ovviamente, ci siamo resi conto che anche il territorio milanese, che sembra industrialmente importante, ha una grossa realtà di cui tenere presente. È tutto il mondo dei giovani, perché oggi i giovani che devono inventarsi di ogni per collocarsi, per poter avere una visione del futuro, vanno sicuramente sostenuti. Non sempre trovano un sostegno nelle tradizionali bandi o ricollocazioni. A volte bisogna creare un sostegno anche rispetto al quotidiano. Quindi molti sono già bravi, sono in rete, hanno una capacità di interfacciarsi con la tecnologia che ovviamente persone della mia età sono ben lontane dall'avere, ma hanno anche una fragilità e hanno bisogno di un sistema dal mondo amministrativo, produttivo, che sappia dare e trasmettere un valore poi di continuità, di perseveranza e di sostegno del quotidiano. Nell'altra parte i nostri artigiani tradizionali hanno bisogno di svegliarsi un po', non ho paura di usare questo termine, perché di fatto a volte, io mi riconosco in questo, abbiamo un po' la presunzione di essere anche un po' tuttologi degli artisti. Bisogna riconoscere che il mondo culturalmente cambia, la tecnologia cambia e anche la visione e il gusto cambia. Noi artigiani abbiamo la qualità di avere una produzione, se siamo capaci e bravi, qualitativamente molto bella, importante. A volte però ci arrotiamo, arrotoliamo sulla nostra produzione non dando dell'innovazione, e in questo caso i giovani sono linfa vitale. Se un artigiano o una piccola media impresa riesce a staccarsi dal proprio egocentrismo, chiamiamolo, e dà spazio ed ascolta i giovani nella propria capacità propositiva, ritengo che siano stati fatti non uno ma 10 passi avanti. La capacità in questo caso di interagire in
mio sogno sarebbe quello di riuscire a creare una filiera che vada, nel caso della produzione, da parte del progettista, quindi il designer, l'artigiano che produce, ma anche l'organizzazione di vendita che può seguire, per arrivare alla formazione di un catalogo con dei prodotti in grado di affrontare un mercato ampio, a livello nazionale e internazionale. Giovanni Cugliari sta lavorando intensamente a quest'idea e credo che sia anche la sua visione. Cosa succede? Che l'artigiano è un po' individualista. Bisogna rompere gli schemi in questo caso, riuscire ad immaginarsi delle realtà nuove. Quindi togliersi dal nostro conosciuto quotidiano che a volte ci isola e non viviamo ad esempio la globalizzazione come un fattore molto negativo perché ci mette in un angolo e non ci rende più competitivi. In realtà la globalizzazione, se vissuta in modo positivo, può essere una grossissima opportunità perché significa contaminazioni con culture diverse, significa crescita, abbiamo degli strumenti tecnologici easy, oserei dire, così facili da usare, da applicare, che possono addirittura essere un grande aiuto per il sostegno e lo sviluppo delle imprese artigiane che si confrontano con piccoli numeri di produzione ma alta qualità. Questo cosa significa? Che comunque adesso la tecnologia ci permette, ad esempio con il 3D, di arrivare a tutto il mondo sostanzialmente. L'e-commerce è un altro grande strumento che non ci costringe ad investire delle cifre stratosferiche per poter avere visibilità. Allora, in questo senso credo che le associazioni di categoria hanno l'obbligo di essere di grande aiuto. Se all'interno dell'associazione di categoria ci sono delle forze propulsive e innovative, devono muoversi proprio in questa direzione. L'altra cosa, e qui ringrazio anche l'invito che ho ricevuto da parte del Presidente della Camera di Commercio e Presidente di CNA di Valencia, perché non dimentichiamoci l'importanza delle associazioni e l'importanza che ha ad esempio la Camera di Commercio sul territorio, se ben gestita e può essere una fonte di sviluppo e di sostegno. Quindi direi che queste istituzioni vanno vissute con fiducia e bisogna avvicinarsi a loro sapendo di poter utilizzare degli strumenti che possano esserci veramente utili. Io vi ringrazio, ho scoperto una realtà veramente bellissima e che vi invidio un po', nel senso che a volte i nostri artigiani milanesi, noi parliamo tanto di design di moda, non fanno i prodotti che ho visto qua in questa esposizione. Quindi grazie e complimenti. Bene. Grazie. Se Daniela Cavagna è rimasta piacevolmente colpita da quello che ha visto, adesso lo sarà ancora di più, perché avrà modo di vedere come un artigiano calabrese, e sto parlando del maestro Aldo Mammoliti di San Giorgio Morgeto, delle montagne di San Giorgio Morgeto, mi corregge Giovanni Cugliari, perché appunto lui ama andare a scovare queste eccellenze nostre, tutte calabresi, che sono espressione del nostro saper fare, espressione della nostra tradizione, espressione della nostra cultura, di cui andarne fieri, che vanno sostenute, che vanno aiutate a continuare ad esistere, ad affacciarsi a un nuovo mercato che non è fatto più del mercatino, ma che è fatto appunto attraverso l'e-commerce del mondo globale, che accoglie queste artigianalità, queste espressioni di artigianato come elemento di ricchezza. Lui, Aldo Mammoliti, il maestro Aldo Mammoliti, si è messo subito all'opera, è qui che in 10 minuti ci farà toccare con mano come appunto l'artigiano, il vero artigiano, tocca, come dice
diceva appunto Giovanni prima, la materia con le mani, la lavora, la trasforma e ne fa un prodotto artistico, d'artigianato, un prodotto produttivo ed economico.